sera tutto e tutti, sempre tutte e tutti, cioè sempre linguaggio inclusivo. E sempre prima tutte e poi tutti, non solo per cortesia che quando c'è si ringrazia, quando non c'è non si può protestare, ma per diritto, perciò si può protestare, perché noi donne siamo di più. E quindi conta i numeri, conta i voti, non so se sapete di quanto siamo di più. All'ultimo censimento, quello del 2011, le donne risultarono essere 2.300.000 circa degli uomini. Quando lo dico c'è sempre qualche patriarca gentile che mi dice adesso ci vedrai che ci mettiamo subito in regola. Guardate che ci fu 1 milione di voti di donne più che di uomini al referendum monarchia repubblica, quindi non metteteci sempre così tanto tempo, insomma, cercate di divertirvi un po', perché altrimenti nel 3003 siamo ancora qui che contiamo quanti dovremmo essere tutti gli altri. Dopo aver detto allora comunque buonasera a tutte e tutti per ciò che fu detto fin qui, aggiungo anche che oggi a Milano c'è tante altre cose, ci sono, ma io l'ho invitata anche a un'altra, perché si celebra anche la morte di Fausto Iaio e la storia del Leon Cavallo. Io non potuto andare, mi sono scusata, ma ho promesso che avrei dominato questa cosa. Credo di doverlo fare e lo faccio. Dobbiamo ricordare anche dal modo con cui gli eventi nel corso dei quali Fausto Iaio furono uccisi, viene una leggenda sui centri sociali che li definisce a priori sempre tutti i luoghi violenti, ignoranti e prevaricatori. Non è vero, è ristabilire una verità storica, dirlo, avevo almeno citato a questo, per me, questo valore significato. Vi ringrazio di avermi ascoltato fin qui. Ora dirò che noi siamo qui per chiederci qualcosa sulla democrazia. E molti si domandano, dobbiamo diventare un partito, dobbiamo diventare un movimento, dobbiamo diventare. Io credo che sia bene che noi restiamo i comitati. La parola comitato nella recente storia italiana ha una sentenza assai gloriosa. Si chiama CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, quello che guidò la resistenza. E quando noi abbiamo chiamato i comitati, abbiamo detto no, eccetera, Renzi, si disse che eravamo una corsaglia. Aveva ragione, anche il CLN era una corsaglia. Sia perché era fatto da giovani che non avevano nessuna precedente esperienza politica, non sapevano niente di ordinamenti, di mozioni, voto mozioni, voto di fiducia e così via. Sia anche perché ne facevano parte anche i monarchici. Dentro del CLN c'erano anche i monarchici, dunque certamente dei rappresentanti dell'istituzione che noi avevamo. Assolutamente che fosse distrutta, ma chi rappresentava, se in quel momento aiutava a fermare lo scempio nazista, doveva stare con noi. Nel CLN si discuteva acerbamente, furiosamente, di continuo, un po' anche perché dopo 20 anni di fascismo, specialmente i giovani, anch'io sono stata giovane dopo le guerre puniche, avevamo una gran voglia di discutere, perché prima era vietato, quindi c'era anche questo gusto della discussione, che qualche volta diventava anche aspra. E poi però mi si metteva a fine votando e tutti e tutte, compreso i monarchici, tutte, compresa Giuseppe Florentini della Porta, fu ministra della Repubblica dell'Oslo, prima che le donne avessero diritto di voto, ad appunto la resistenza anticipò. Cose che poi sono confrontate con le lotte, insomma, discutevamo moltissimo, poi votavamo, poi facevamo. Ma ciò che era rimasto in minoranza, non è che per questo venisse messo nel dimenticatoio della storia e buttato via nei rifiuti. Se capitava l'occasione lo si riprendeva, quindi era un modo di discutere che non buttava via niente sostanzialmente, metteva solo un po' in ordine l'esecuzione delle decisioni. Questa maniera di procedere a me sembra singolarmente adatta al presente, mentre tutte le forme che finora abbiamo sperimentato di democrazia nella prima fase della nostra storia repubblicana non hanno questa caratteristica. Io chiedo perciò che a partire dal referendum del 4 dicembre ci ponga una periodizzazione, c'è un pezzo di storia italiana che era fino lì e dopo ne comincia un altro.
continua a essere storia della Repubblica Italiana, è un'altra fase. Ed è molto importante ricordare che c'è uno stacco di questo genere. Non abbiamo nemmeno bisogno di dire, non vogliamo fare. I partiti sono nominati nella Costituzione, furono la prima forma organizzata al di fuori delle istituzioni formali, diciamo così, proprio perché erano stati presenti nella lotta di liberazione. Tra l'altro, lotta di liberazione, non guerra. Perché se devo scegliere un simbolico, preferisco scegliere un simbolico sportivo e non un simbolico militare. Quindi, sempre lotta, mai battaglia. Ha detto, io parlo sempre di straordinario successo del referendum, non dico vittoria, non stavamo facendo una guerra. Includo uno straordinario successo anche quelli che uscendo dalla stensione hanno votato sì. Anche loro sono da tenere in considerazione. Il sistema per discutere tra di noi, a mio parere sarebbe bene, come ho sempre detto, una proposta di fatto, mantenere l'espressione del Comitato facendo riferimento al Comitato di Liberazione Nazionale. Mantenendo anche un po' strettamente in modo ironico l'autodefinizione, siamo proprio una contraria anche noi, come il più famoso CNN ha detto prima. Come discutiamo tra di noi? A me piacerebbe molto che mettessimo in mezzo l'idea che facciamo dei patti tra di noi, discutiamo in modo pattizio, cioè ci mettiamo d'accordo su alcune cose che ci piacciono, decidiamo di farle. Che cosa ha di interessante infatti la parola pattizio? Che non è concorrenziale, vuol dire che ciò di cui ci occupiamo non sono merci, la Costituzione non è una merce, la politica non è una merce, e quindi è bene che venga agita non mettendo in mezzo la concorrenza che è una tipica del mercato che riguarda per l'appunto le merci, ma mettendo in mezzo un altro modo di comportamento, che è quello di fare dei patti e poi eseguirli, vedere se si correggono tutto quanto. Questo è il secondo aspetto che vorrei ricordare. Il terzo è che a me pare che quella periodizzazione che comincia il 4 dicembre rappresenta una tale rottura, infrazione, mutazione della storia italiana che veramente dà il via a un altro tipo, a un altro momento, a un altro evento storico. E io sono convinto, nonostante tutto quello che si dice di male nei tempi in cui viviamo, anche io non mi sottratto insomma a questo, di vedere che ci sono stati dei rischi terribili e fino ad ora sono stati evitati. Ed è possibile perciò avere qualche speranza, perché per esempio nel referendum abbiamo avuto successo, e in una misura che era del tutto inesperata e inesplicabile addirittura. Ma anche in Austria non ha visto proprio il peggio, e nemmeno in Olanda. E Trump, che il peggio forse si possa immaginare, non è che ha fatto tanto la via facile, insomma, ha forti opposizioni e resistenze dentro il suo paese. Io sono dell'opinione che sarebbe bene che noi raccogliessimo tutte queste, non per dire è fatta per qualcosa, no, ma non è vero che non c'è più niente da fare, non è mai vero che non c'è più niente da fare. Qualcosa da fare c'è sempre e si è un po' incosciente veicolati a cercare di farlo, mettendo anche insieme, cercando di connettere, di collegare, qui ciascuno d'opera il pezzo di cultura che gli appartiene. Io ho fatto studi storico letterari, quindi se penso di cos'è il limite mi viene in mente Felice Leopardi naturalmente, che però ha un limite romanticamente tenue, cioè una siepe di là da quella in determinati spazi. Ma un poeta italiano più recente invece mi dice che il limite è una muraglia che è in cima a cocci, a cuzzi di bottiglia, così dice Montale della vita, no? E allora a Montale dice, cosa faccio? Cerca la maglia rotta nella rete, perché un disegno così irrazionale come quello del capitalismo in cui viviamo non può non avere maglie rotte, perché altrimenti non sarebbe più vero niente di quello che appartiene all'essere umano, alla sua ragione, eccetera. Insomma, io sono perché nell'interno del nostro movimento, o principale, dei comitati per il no, comitati per l'attuazione della difesa della politica, impariamo anche un modo di comportamento reciproco, che non voglio che sia né a salame vecchi o a così cose barocche, che sia del tutto aperto e esplicito, che ciascuno di noi ci dica in faccia quello che pensa. Io sono anche per lo spreco politico, mi sembra una cosa importante, l'ironia e l'autoironia mi piace molto.
ma che tutto questo non abbia però un seguito, un peso di rancore e soprattutto non stabilisca tra noi delle gare per apparire, per prendere l'applauso più forte, per essere sempre in prima fila. Impariamo un atteggiamento più solidale, più amichevole. Cominciamo a provare, visto che da tutto quello che ho detto si dovrebbe dedurre, si può dedurre, che io sono d'opinione che siamo in una fase pre-rivoluzionaria, io sono convinto di questo. Sarebbe già la seconda volta in meno di un secolo che lasciamo perdere anche questo, metà abbiamo perso il 68. Siamo lasciati portare via il 68, di cui hanno ancora paura, ma tuttavia è uno sconfitto. Non si può lasciare perdere nel corso di una sola vita due occasioni rivoluzionarie, è impossibile. Allora, se siamo in un momento pre-rivoluzionario, è importantissimo che ci domandiamo che tipo di rivoluzione può immaginare oggi. Certamente non una rivoluzione strutturale come primo passo, le sessanti le fabbriche, viene represso col consenso del massa, giustamente. Quindi di fare una rivoluzione culturale non nel senso cinese del termine, ma qualche cosa di simile. Devi cominciare a cambiare la tua testa, il tuo modo di comportare, il livello della tua coscienza. E questo si può fare. Per esempio, può cominciare a dire che l'ospitalità è una grande virtù sociale, che le forme politiche devono avere anche un aspetto sociale e un linguaggio non accademico, non ex cattedra. Perché altrimenti il modello di regnante che viene più apprezzato è Papa Francesco. Papa Francesco è vero, sicuramente il Papa è così, ma è molto pericoloso. Non solo perché è gesuita, ma perché essendo un sovrano assoluto, lui non ha bisogno neanche di voti di fiducia. Veicola l'idea che un uomo solo al comando è il meglio che c'è. E guardate, dire a me un uomo solo al comando, invento subito qualche parte del detto, per verso anche per Papa Francesco. E infatti penso che una delle prime azioni a cui dovremmo pensare sarebbe quello di far diventare davvero finalmente la Repubblica Italiana di Stato laico, approvando l'articolo 7. Ma non c'è la Costituzione italiana, è così perfetta che non si può neanche riformarla o deformarla. Io sono contro la riforma e il revisionismo, ma non considero la Costituzione italiana un dogma. E penso che fino a quando c'è l'articolo 7 l'Italia non è un paese laico. E voglio ricordare che l'articolo 7 è un articolo sul quale nella Assemblea Costituente si divisero per la prima volta clamorosamente socialisti e comunisti, quindi la sinistra si morì, i socialisti votarono contro sui laici, i comunisti votarono a favore perché gli prendevano soprattutto di prendere, pensavano che c'è un accordo con la Chiesa in Italia, non stava facendo un certo marchese. Possiamo discutere? Certo marchese? Sì, con certo marchese, infatti, essendo un latinista, non è buono. Plan culturale per poter resistere a queste cose, ma Togliatti fece il discorso della malattesa non per caso aperto, ma c'era dentro da andare, non voglio finire perché io sono una malattesa piuttosto fluviale, essendo anche una come tutti coloro di tutta la vita, mi continuerei a annoiare. Allora, se noi da qui portiamo via, per portarla a Napoli e poi via via nel tempo, l'idea che cerchiamo di mantenere per intanto questa forma dell'assemblea dei comitati che si autoconvocano una volta per volta, che non si fanno sempre solo a Roma. Io ho scritto un po' finalmente che l'aspetto nazionale romano del Green Pass, del nostro movimento dei comitati, non mi piace mica tanto. Perché si fa tutto questo? C'è un motivo. Io faccio parte di una regione a statuto speciale, sono d'accordo anche con la Regione Giulia, d'accordo anche con la vostra, perché non dobbiamo fare qualche cosa su questo argomento, magari lassù. Ma insomma, anche questo non è. Insomma, vi invito anche a un tantino di simpatia per un po' di arrivare. Insomma, non facciamo sempre solo cose doverose, cupe, perché se dobbiamo dire
seguiteci che vi conduciamo alla rivoluzione, sarà anche meglio che non siamo tanto busoni, no? Perché il calo di vita si risponde. La quale concludo, e che ha senso un successo popolare maggiorissimo, no? Che tra le tante vie della rivoluzione che ci sono, io preferisco la via alcolica al supremo.